Io lavoravo attraverso una macchinaria, una pressa che doveva rifinire delle lamere d'acciaio. Purtroppo un giorno questa pressa non ha svolto il suo corretto funzionamento e quindi ho subito uno schiacciamento bilaterale delle mani. Con grande forza e coraggio Alessandra Pigliapochi racconta quei terribili momenti che hanno cambiato la sua vita. Un'odissea dei diversi interventi chirurgici subiti per salvare le mani alle ferite più profonde, quelle psicologiche. In base alla mia esperienza dico a tutte le donne lavoratrici di garantire e tutelare il più possibile la nostra sicurezza, essere sicure che quando si ha a che fare con delle attrezzature o macchinari, come nel mio caso, di essere consapevoli quali sono i rischi a cui si va incontro e fare in modo che ci sia la manutenzione, che ci sia la sicurezza, usati i dispositivi di sicurezza, tutto ciò che ci può garantire comunque una tranquillità e serenità nel lavorare. Mi raccomando, sicurezza e possibilmente prevenzione. E proprio al tema degli incidenti e della sicurezza in ambito domestico e lavorativo, l'ANIL ha dedicato un focus dal titolo significativo, Faccende pericolose. I numeri parlano chiaro. Gli incidenti sul lavoro denunciati da donne in Italia sono stati nel 2018 oltre 228.000, nel Lazio 18.108. Altro capitolo, quello delle donne e degli incidenti mortali. Lo scorso anno a livello nazionale ne sono stati denunciati 104, 7 nel Lazio. La situazione è in calo, sempre drammatica. E se guardiamo il dato del 2018 sul 2017, dato con gli uomini, le donne, che sono un terzo dei lavoratori italiani, si infortunano 18.000 donne, 26.000 uomini nel Lazio. Vuol dire che un terzo le donne, se lavorassero di più, donne hanno più infortuni. Questo ci deve far riflettere che molti lavori che fanno le donne sono anche lavori veramente pesanti, veramente importanti. Sono 600.000 in Italia le donne vittime di incidenti tra le mura di casa. Che cosa potrebbe fare la differenza in ambito domestico per le casalinghe? Sono assicurate e conoscono le leggi? Secondo noi no. La norma, dal 2005 ad oggi, le casalinghe assicurate sono passate da 2 milioni e mezzo a 1 milione. La norma recente è stata migliorata nel rispetto del risarcimento. Le casalinghe con 2 euro al mese sono coperte e hanno un risarcimento quando l'infortunio casalingo supera il 16%. Hanno un indennizzo. Noi dobbiamo cercare di promuovere questa attività. I risultati dello studio dell'ANIL sono stati pubblicati in un opuscolo animato dalle originali vignette dello studente romano della Sapienza, Michele Russo. Nel caso delle ferite da vetro ne sono stato anche testimone una volta ed è stato anche interessante e stimolante da un certo punto di vista poterle rappresentare anche in chiave ironica e anche più assurda del normale. L'opuscolo sarà distribuito nelle scuole di Roma e del Lazio per sensibilizzare i giovani sul tema degli incidenti in ambito domestico.